Cari amici del blog, vedo che dalle domande che vengono ci sono giustamente molte perplessità, molti interrogativi e credo che uno degli strumenti utili e anche dei doveri democratici, potremmo dire, è quello di spiegare. I Verdi hanno votato sempre in questi mesi con grande lealtà a sostegno del governo Prodi e abbiamo anche ottenuto dei risultati importanti, cancellare il ponte sullo stretto, riuscire a svoltare verso le energie e le fonti rinnovabili, il solare, riportare rubbia in Italia, fare in modo che i soldi del famigerato CIP 6 da adesso in poi vadano comunque alle fonti rinnovabili e stiamo lavorando per ottenere che non siano più possibili nemmeno per gli impianti autorizzati in costruzione, nonostante ci possano essere dei problemi, diciamo, di contratti già firmati. Sono battaglie che stiamo portando avanti, come quella di ottenere la moratoria per tutte le privatizzazioni dell'acqua, perché vogliamo che l'acqua sia un bene comune. Quindi sono cose che stiamo portando avanti. I 12 punti che ieri Prodi ha proposto, e vedo che su questo ci sono delle preoccupazioni, dicono in modo chiaro che non c'è nessun via libera al megatunnel in Val di Susa, né noi avremmo dato un via libera, perché abbiamo scelto che si proceda con l'osservatorio dove sono coinvolti i sindaci della Val di Susa. Io oggi ho parlato con Ferrentino e credo che sia chiaro, perché lo leggete, rapida attuazione del piano infrastrutturale, in particolare dei corridoi europei, è esattamente quello concordato nel programma, si deve attuare, è il come su cui stiamo discutendo e si sa perfettamente che si sta studiando come si può potenziare la linea ferroviaria senza scavare altri mega tunnel. Quindi evitiamo di alimentare sul versante delle opere pubbliche il caos che è già avvenuto sul versante delle grandi prospettive di pace. È chiaro che noi volevamo e vorremmo il ritiro immediato delle truppe dall'Afghanistan, ma la caduta del governo Prodi non porterà certo al governo Gino Strada, ma purtroppo a un peggioramento di iniziative che noi stiamo realizzando, perché il ritiro dall'Iraq l'abbiamo ottenuto. Sapevamo che nel programma non c'era il ritiro immediato all'Afghanistan. Noi vogliamo che l'Italia, che adesso sta nel Consiglio di Sicurezza, ottenga la conferenza di pace e un'azione che ci porti alla pace in Afghanistan. È ovvio che se avessimo avuto dai cittadini il 51% solo come Verdi, avremmo potuto realizzare cose totalmente del programma dei Verdi. E quindi non c'è il megatunnel, c'è l'impegno sulla mobilità sostenibile per la prima volta tra le priorità del governo, perché c'era nel programma, ma non era certo tra le cose sulle quali riuscivamo ad avere una maggiore energia. Quindi chiariamo ed evitiamo che alimentiamo inutilmente confusione. Le energie rinnovabili. Anche queste priorità all'interno del programma, che Prodi ha voluto evidenziare, parlano chiaramente di incentivo alle fonti rinnovabili, che significa innanzitutto il solare. Peraltro lunedì scorso abbiamo firmato il nuovo conto energia che punta ad arrivare in Italia a 3.000 megawatt di energia solare. La realizzazione dei rigassificatori è esattamente quello che è già stato previsto negli incontri che sono stati avuti. Ci sarà qualche rigassificatore in Italia, si parla di 2 o 3 rigassificatori, non delle decine che sono state richieste. È ovvio che anche lì io continuo a sostenere e a lavorare per avere nuove tecnologie. Ci sono grandi navi che ormai rigassificano senza bisogno di impianti fissi, speriamo che ci si convinca che quella è la soluzione migliore. In ogni caso noi lavoriamo per la conferenza nazionale sull'energia che si dovrebbe iniziare a fine marzo e facciamo in modo che da quella conferenza esca chiaro anche il disegno di come si deve migliorare l'energia in Italia. Però chiariamoci, noi non abbiamo mai ipotizzato un via libera a decine di rigassificatori, né questo è vagamente compreso dentro questa ipotesi, anche perché ad oggi va anche detto che c'è un solo rigassificatore materialmente in costruzione e noi stiamo lavorando perché, ed era autorizzato dal precedente governo, stiamo lavorando perché si riducano tutti gli impatti ambientali e si rispettino le normative europee. Quindi mi sembra che il lavoro è fatto in questa direzione. Ultima considerazione, ultima perplessità. Alcuni sono preoccupati del ruolo del portavoce unico dell'esecutivo, che tra l'altro è il portavoce del governo, che esiste in tutti i governi, peraltro,
non significa che può parlare solo, tant'è vero che sto parlando, non significa che può parlare solo Sirkan a nome di tutti, significa che le posizioni unitarie del governo vanno rappresentate al portavoce del governo, ma questo è normale. Il ruolo di Prodi, quando ci saranno dei contrasti, è un ruolo che hanno scelto gli elettori, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo scelto alle primarie il candidato del centro-sinistra e che i cittadini, tutti quelli che hanno votato il centro-sinistra, hanno scelto quel Presidente del Consiglio e che quando ci sono contrasti è giusto che sia il Presidente del Consiglio a sciogliere questi contrasti. Noi vogliamo che li sciolga il più possibile nella direzione di tutto quello che ci interessa di più, ma è ovvio che nella democrazia, poi noi valuteremo, nei prossimi anni, se continuerà questa esperienza, noi stiamo lavorando perché, per mantenere l'impegno preso con gli elettori, di far continuare il governo di Prodi, è chiaro che però anche Prodi sarà giudicato sulla base di come avrà risolto anche quei contrasti. Finora, devo dire, ha avuto una grande cautela nel risolverli, molto spesso mantenendo chiaro che l'area ecologista della coalizione ha il diritto di spostare questo paese verso la modernità e non verso l'arretratezza. Io spero che continui in questa direzione. Questo è il nostro impegno e posso rassicurare quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato che noi lavoreremo con l'obiettivo di mantenere l'impegno preso, gli impegni presi, che sono due. Il primo, di non fare regali a Berlusconi e alla destra, perché noi non abbiamo dimenticato come ha sfasciato il paese del centrodestra e come a tutt'oggi si debba portare a termine la legge sul conflitto di interessi e una normativa che impedisca l'assurdità tutta italiana che l'uomo più ricco d'Italia controlli il sistema televisivo privato, abbia ancora la maggioranza nel consiglio di amministrazione della RAI, perché ovviamente ci vuole una nuova legge per cambiare quel consiglio di amministrazione, e quindi questa è un'anomalia mondiale. Secondo impegno che abbiamo preso è non deflettere sui grandi principi e le grandi battaglie messe in quel programma. Una di queste è fare in modo che le grandi opere pubbliche siano condivise con le popolazioni. E noi, per essere molto espliciti, abbiamo lavorato, e Prodi l'ha chiarito ieri sera. Ecco perché stiamo attenti a non seguire solo alcuni messaggi su alcuni giornali che puntano da sempre a realizzare alcune mega opere, ma il Presidente del Consiglio ha chiarito che sulla Val di Susa si lavora con l'osservatorio realizzato insieme ai sindaci e l'accelerazione che è scritta riguarda fare in modo di scegliere al più presto le modalità, ma assolutamente non c'è stato nessun via libera a una scelta diversa. I manganelli in Val di Susa li ha mandati la destra, e se oggi cadesse questo governo, magari appunto il ritorno sarebbe di Lunardi e degli altri, quindi non credo che noi dobbiamo confondere quella destra col lavoro invece che si sta facendo col centro-sinistra, nella quale ci sono opinioni diverse, ma tutt'oggi l'impegno del governo è l'impegno a lavorare con la popolazione e a far lavorare l'osservatorio e a far decidere insieme alle persone quali sono le modalità migliori. Noi continueremo a pensare e a lavorare perché ci sia il potenziamento della rete attuale, perché pensiamo che bucare ancora le montagne forse in questo momento non è la cosa più utile.